Dobbiamo parlare un pochino di una cosa molto particolare che è accaduta negli scorsi giorni, che ha come protagonista un'ex giocatrice della Juventus Women, quindi ovvero Petronella Ekrot, ha come oggetto la stampa italiana, quella svedese, e ha come oggetto Cristiano Ronaldo e Cristina Maiorga. Ok, è un casino. Voi sapete che Cristiano Ronaldo è stato spesso accusato appunto da questa signorina Maiorga, di un presunto stupro, c'è un processo in corso, gli avvocati sono al lavoro. Ci sono varie cose da analizzare. Fino a quel momento Ronaldo ovviamente non ha ricevuto nessuna procedura, non c'è niente a carico di Ronaldo, eccetera, eccetera. La signorina deve comunque portare delle prove per far sì che il processo inizi. Fatto sta che l'altro giorno la Ekrot ha rilasciato un'intervista molto particolare a uno dei quotidiani danesi che si chiama Expressis. All'interno di questo, diciamo, di questa intervista ad Ekrot è stata chiesta una valutazione della propria esperienza in bianconero. Ekrot ha detto di essersi trovata bene, ma poi affrontando la situazione di Cristiano Ronaldo ha detto a noi la Juventus, noi della squadra, ci ha praticamente proibito di parlare di Cristiano Ronaldo e della sua faccenda di stupro, e io mi sono sentita limitata a livello di opinioni. E allora qui dobbiamo rispondere sia alla ragazza, che giustamente ha detto per me una grandissima cazzata, e poi ovviamente dobbiamo rispondere alla stampa italiana che ha preso la notizia e ha strumentalizzato la notizia come al solito per attaccare la Juventus. Cominciamo a parlare della ragazza. Quando si lavora all'interno di una SPA, che è una società quotata in borsa, che è soggetta alle variazioni non solo di carattere economico ma anche di carattere sociale, quindi variazioni che possono avere a che fare con l'immagine che gli investitori, che i clienti e che i tifosi in questo caso hanno di te. È normale che se c'è all'interno di un contesto aziendale un episodio di dubbio gusto legato a una personalità chiave dell'azienda, finché la legge non si esprimerà su quella persona giudicandola colpevole o innocente, giustamente non è che i membri dell'azienda possono andarsene in giro al bar a dire: ma sai che penso io che Cristiano Ronaldo sia un grande stupratore perché lui ha stuprato la Maiorca e io penso che Ronaldo sia colpevole, ragazzi. Quando lavorate per un'azienda c'è una cosa che si chiama accordo di riservatezza. L'accordo di riservatezza non è altro che un accordo che può essere tacito o scritto, dipende dai contesti in cui vi trovate, può essere un accordo tacito o scritto, e nell'essere tacito, nell'essere scritto, il contenuto comunque, nel senso, è sempre quello, cioè non puoi parlare di cose che riguardano direttamente l'azienda o di cose la cui, diciamo, il cui dialogo potrebbe andare a ledere i diritti dell'azienda, l'immagine dell'azienda, eccetera, eccetera. Non è che la Juventus, ah no, aspetta, non parlare di Cristiano Ronaldo, cara mia, perché se parli di Cristiano Ronaldo ti appendiamo, ti mettiamo in croce. No, non è mai stato detto tutto questo. È stato detto semplicemente che questa ragazza non poteva, come gli altri dipendenti della società Juventus FC SPA, ci tengo a ribadirlo, SPA, fosse, come fossero comunque, nessuno potesse parlare di questa cosa. Cioè, nessuno poteva parlarne, semplicemente perché non si sa che direzione prenderà la cosa, nonostante la società è fiduciosa nei confronti di Ronaldo, perché gli avvocati della Juve hanno già visionato le prove a carico di Ronaldo e non le hanno giudicate influenti per quanto riguarda il caso, per quanto riguarda la situazione. Ma ciò che mi ha fatto arrabbiare di più non è tanto Ekrot, che su Twitter dice: no, ma io ho espresso solo una mia opinione, tesoro mio, sì, hai espresso la tua opinione, ma è un'opinione che, con tutto il rispetto possibile e immaginabile, è un pochino in contraddizione con quello che dovrebbe essere una professionista, perché non è che se tu lasci una squadra vai a dire: no, ma guarda, io mi sono sentita plagiata nella mia opinione perché comunque io volevo dire che Ronaldo era uno stuprato, perché tu questo stai dicendo, cioè tu volevi andare in giro non lo so, per Torino con le tue amiche a dire: ma sai che è successo con Ronaldo? Hanno detto che Ronaldo ti hanno accusato di stupro, ma nessuna azienda te lo permetterà mai, non te l'ha permesso la Juve, non te lo permetterà mai nessuno, cara. E questo è il discorso. E poi c'è il discorso della stampa italiana, perché la ragazza non ha mica tutte le colpe, perché la ragazza ha detto delle frasi semplici e queste frasi sono state prese, sono state strumentalizzate dalla stampa italiana, come al solito, per attaccare la Juventus. Per attaccare la Juventus. La Juventus potrebbe anche essere un'associazione no profit che va a salvare la vita dei bambini nei posti più disagiati del mondo, portando loro acqua, cibo e medicine, e la Juventus sarebbe tranquillamente attaccata e vista come il flagello dell'ira divina. Perché, ragazzi, questo è il discorso. Subito le prime pagine: ah, Ekrot ha detto che la Juventus ha vietato alle proprie dipendenti di parlare di Ronaldo. Ah, la Juve fa allora, corre, è complice di Cristiano Ronaldo nella situazione. Ah, la Juventus è uno scandalo. Tutte queste cose.
ma che cazzo vi fumate? Cioè, capito qual è il discorso? È una situazione questa qui che io non riesco ad accettare, perché se voi venite da me e mi dite: Matt, qui ci sono le prove di Cristiano Ronaldo che è uno stupratore, io Cristiano Ronaldo lo prendo, lo sbatto fuori dalla Juve. Cioè, se io fossi il CDA della Juve, lo sbatterei fuori a pedate se esce fuori che questa cosa qui dovesse essere vera. Ma gli avvocati della Juve hanno già visionato dei documenti che attestano l'innocenza di Cristiano Ronaldo, che comunque per la legge italiana è innocente fino a prova contraria. Cioè, finché tu, la legge italiana, ma anche la legge estera, cioè parliamo del contesto nostro, ma parliamo di ogni tipo di contesto, visto che il reato si è consumato negli Stati Uniti, anche negli Stati Uniti, fino a prova contraria, cioè finché non ti portano le prove tangibili che tu abbia commesso lì quel fatto, tu sei innocente. Non è che puoi andare a dire: no, guarda, io vado in strada, io volevo parlare di Cristiano Ronaldo, però siccome io non ho potuto parlare, mi sono sentita plagiata della mia libertà d'opinione. Tesoro mio, sei stata plagiata forse, non lo so, da qualche tua amica, da qualche altra situazione, perché tesoro mio, se ti senti plagiata perché una società ti dice semplicemente non parlare di un fatto aziendale collegato comunque alla realtà aziendale, vuol dire che tu per le aziende non ci hai mai lavorato, non hai mai avuto a che fare con le aziende, non sei riuscito a studiare il capitolo a questo punto. Fatemi sapere nei commenti.